Questo è l'unico esempio, uno dei pochi esempi di arte rinascimentale in Irpinia. Come vedete, insomma, avete visto dall'esterno, il palazzo è abbastanza massiccio, no? Basso, massiccio, tipico, insomma, delle costruzioni fortificate dell'epoca. E all'interno vedete questo atrio quadrato su cui si sviluppano tutto il resto delle stanze. Insomma, com'era diviso questo palazzo? La parte bassa erano le scuderie. Ovviamente, perché poi qui vivendo il duca con la sua famiglia, insomma, la servitù doveva essere abbastanza numerosa. La parte bassa quindi era dedicata alla scuderia. Infatti quando scendiamo vi faccio vedere, c'è ancora un anello dove venivano legati i cavalli. Il piano dove ci troviamo noi era il piano nobile, infatti adesso vediamo un paio di saloni che erano dedicati proprio alla parte privata, comunque anche alla zona, insomma, privata e pubblica della vita degli Orsini. E la parte più in alto invece era lo stenitoio, le stanze della servitù e degli stenitoi. Ci spostiamo un attimo da questo lato. Appena insediato. Ora, questa parte che vediamo era il salone adibito alle feste. Si vede che era un salone abbastanza grande. Attualmente il palazzo ducale è un edificio comunale. Quindi che vediamo alle vostre spalle sono l'edificio del sindaco. E le foto che sono qui esposte sono foto degli anni primi anni del 1900, quindi del 1900, e raffigurano solo tra anni. Questa è proprio la zona dove stava per la morte, se la riconoscete, siete arrivati qui qua. Qui c'era un'altra fontana rispetto a quella che avete visto, se avete fatto caso, la fontana di 4 milioni, c'era un'altra fontana. E il signore che vedete lì dipinto si chiama Giuseppe Maffei. Giuseppe Maffei è famoso perché volle assolutamente, si batté per molti anni per fare in modo che la ferrovia passasse. La ferrovia attualmente passa verso Lutra ed è un'impresa in effetti, perché si batté come consigliere provinciale perché per far arrivare il treno qui bisognava fare un lavoro abbastanza dispendioso. E fu fatto, insomma, ci riuscì. E insomma, nel 1900 infatti ha fatto una grande festa per questo, e era molto importante che il treno passasse verso Lutra, no? Per incrementare i commerci di pelle, che all'epoca avevano ancora sotto Roma con tutte le difficoltà del caso, per arrivare a Napoli non ci si metteva un'ora come oggi, ma anche un altro giorno intero, forse anche due giorni, perché si doveva muovere semplicemente con un carretto, con un cavallo della sedia. Quindi il treno era assolutamente una conquista. L'ufficio che vediamo qui oggi è la sala comerciale, possiamo andare, anzi la sala giusta, era una cappella privata, quello che per gli altri che arrivano, ma no, potete anche uscire voi, c'è il giardino, poi lo vediamo. Questa era la cappella privata, ovviamente distrutta perché poi il palazzo ha subito dei danni col terremoto. Il famigerato terremoto dell'80, insomma, qui subì dei danni, poi furono alloggiate famiglie di terremotati. Quindi con tutto quello che ne deriva, quello che c'era della mobilia antica fu completamente distrutta, rubata, insomma. Poi una parte del palazzo rimase senza la copertura, quindi immaginate che intervenne per tanti anni, e quindi mano a mano, insomma, tutto quello che c'è, non sono stati conservati i mobili originali. Abbiamo questa cappelletta che è stata restaurata, è stata ripresa per quello che si poteva. Il giardino fuori la stessa cosa, potete cominciare a uscire così. Faccio fiorisce, insomma, del bello segni. Aveva al centro un bel gioco d'acqua con delle fontane, infatti si vede qui la vasca qui ai piedi della scalinata, che arrivava fino in fondo, dove c'era un'altra vasca, dove c'è quell'albero in fondo lì, c'è l'albero proprio andato al centro di questa vasca. E questa appunto è un'altra storia che vide uno scontro tra gli Orsini e i Solofrani, perché per poter far arrivare l'acqua al palazzo deviarono il corso di un piccolo ruscelletto che i Solofrani utilizzavano per la lavorazione delle pelli. Si sa che, insomma, che per la lavorazione delle pelli c'è bisogno di tanta acqua, quindi prelevando anche una piccola quantità, insomma, andavano in difficoltà le concerie.
E quindi insomma ci furono varie diatribe, si arrivò in tribunale, quindi insomma si riuscì, il popolo ecco vinse questa causa. E però questo per far capire come gli Orsini avevano prelevato il feudo, ma comunque si misero comunque contro, assolutamente non erano a favore della popolazione, quindi si insediarono qui in maniera proprio negativa. Io vado un po' veloce perché fino alle 6 abbiamo il permesso, siete arrivati un po' tardi purtroppo e quindi sto andando per non accavallarci con l'altro gruppo. Passiamo all'altra sala. Questa è la sala di studiare, che è la parte non meglio conservata, sembra così, però è l'unica che conserva l'affresco, uno degli affreschi che durava tutte le sale del palazzo, mi parlavo prima dei danni che ci sono stati per via del terremoto, e effettivamente qui si vede benissimo, nelle altre sale. Se vogliamo scendere adesso cominciamo a fare il giro a Stoccolma, magari perché penso che